Bene. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui questa mattina. Come sapete, parliamo di un tema così un po' diverso rispetto ai nostri più tipici di private capital, però in realtà poi direttamente non ci arriviamo, quindi parliamo di dati, di gestione, insomma, dei dati sensibili su internet dopo il caso di Facebook e quindi tutto questo poi porta delle considerazioni chiaro dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista poi finanziario. L'abbiamo visto peraltro sui mercati, cambiano probabilmente, insomma, sui modelli di business delle grandi tech, ma poi a cascata anche magari delle piccole, e quindi cercheremo poi di capire eventualmente, insomma, come cambieranno anche le valutazioni. Vi dico subito che abbiamo purtroppo una defezione oggi perché all'ultimo momento ha avuto un problema Roberto May, per cui niente, praticamente riusciremo a coprire il tema con i nostri relatori che a questo punto avranno più tempo per chiacchierare. Vi presento, abbiamo Marianna Vintialis che è capo Sud Europa di Kroll, quindi già più volte, insomma, è venuta qua da noi, e poi abbiamo Simone Valdese che è CFO di Sinni, cioè appunto è una startup, diciamo ormai ex startup, perché ha un po' di anni, insomma, tecnologica che si occupa, insomma, di video, ma video molto particolari, insomma, che poi vanno su internet e servono per pubblicità, ma poi ce lo racconterà bene. Allora, io comincerei con Marianna e quindi chiedo, insomma, di farci un po' un quadro, insomma, dal suo punto di vista, che è un osservatorio un po', insomma, privilegiato, in cui così possiamo raccontare che cosa è successo, nel senso che abbiamo visto il problema di Facebook con Cambridge. Prima c'erano stati una serie di attacchi hacker, no? Di cui la stampa aveva parlato, però poi tutto quello che era un buono è scoppiato adesso, e quindi cerchiamo, insomma, di capire che cosa c'è dietro. Eccomi, grazie Stefania, buongiorno a tutti. Sono stata recentemente a un seminario partecipato da parecchia gente della Silicon Valley e una cosa che mi ha colpito quasi a livello di cinismo è stata una frase che hanno detto come se fosse una cosa normale, che si dice in California, se ottieni un servizio gratuitamente non sei un cliente, ma un prodotto. E pare che questa sia la norma. Questa è una frase fatta, nota, tra chi si occupa di piattaforme social, il cui scopo principale è quello di raccogliere dati degli utenti e quindi poi di venderli. E credo che quello che è successo adesso non è semplicemente una questione di venire a realizzare che cosa stanno facendo, non credo che questo non fosse noto. È che ciò che abbiamo toccato con mano è l'impatto devastante, volendo, perché se veramente hanno manipolato l'esito di un'elezione, questo è ancora da vedersi, ma comunque è una sfera nella quale obiettivamente non avevamo ancora pensato come ambito di applicazione di questo, di questo fenomeno di raccolta dati su larga scala. Infatti, facendo un passo indietro, vedendo anche quella che è stata la reazione dei mercati finanziari, se noi prendiamo attacchi precedenti, perdite di dati che abbiamo visto precedenti, ci sono state reazioni più o meno forti a seconda di quello che è stato l'impatto sullo specifico, business che è stato colpito, sull'azienda che è stata colpita. Nel caso di Tok Tok, l'azienda non ha mai recuperato, probabilmente. Se uno va a vedere il trend del titolo, era già abbastanza in caduta prima, però il colpo che ha sofferto dopo l'attacco è stato tale che ad oggi non ha mai recuperato. Il caso invece è forse più noto negli Stati Uniti, che è il caso Target, che è una catena, è un grande magazzino che è stato colpito. Dove sono stati rubati i dati dei suoi clienti e le loro carte di credito, per cui un attacco di diverso tipo rispetto a quello, diciamo, che ha coinvolto Cambridge Analytica,
ha avuto un impatto sul prezzo, però diciamo che l'azienda è riuscita a recuperare nei successivi 3 mesi, cioè una volta che si era capito quanto sarebbe stata la richiesta degli utenti colpiti, i damage claims, eccetera, poi c'è stato un riassestamento e Target ha recuperato in pieno. La vera, secondo me, differenza qua sono le due cose, l'entità. Okay, eravamo a 50 milioni ieri, leggevo, siamo a 87 milioni la stima dei profili che sono stati intaccati. Prima si sentiva, non so, 500 mila, 750 mila, 1 milione di profili, tanti, però l'ordine qua di grandezza colpisce di per sé. E la seconda cosa ovviamente è che l'utilizzo non è più di impatto economico, per cui comunque i dati rubati sulle carte di credito avrebbero avuto un impatto sulla persona singola il cui dato era stato appropriato, ma non sul sistema finanziario, per esempio, nel suo complesso. Non aveva un sistema, un effetto sistematico o sistemico. Invece qua, se veramente sono state influenzate le elezioni negli Stati Uniti, chiaro che l'impatto è anche storicamente potenzialmente devastante. È questo che ha fatto, secondo me, per cambiare la percezione del mondo, dei media e dei mercati. Forse per questa prima domanda mi fermerei qua. Più che altro perché poi cioè proprio il modello di business, mentre facevi l'esempio, no, della catena appunto di supermercati, in realtà continuerà a fare lo stesso lavoro che faceva prima, magari probabilmente attrezzandosi per evitare attacchi anche se si può, perché poi magari per questo ce lo dici come si fa. In questo caso non c'è stato nessun attacco hacker, ma semplicemente si è andati un po' oltre, cioè anche lì, correggimi se sbaglio, ma appunto non hanno infranto nessuna legge questi di Facebook, teoricamente. Sono andati oltre per quello che riguarda, cioè, la sensibilità delle persone, cioè finché era, so, io ti dico, ti faccio vedere che mi piace la Coca-Cola e poi continui a propormi la pubblicità della Coca-Cola, sono d'accordo, pazienza, se invece vai in qualche modo a manipolare quello che penso, a quel punto non mi va più bene, però non c'è una legge che mi vieta di fare questa cosa. No, questo non è, il problema non è stato questo, il problema è di duplice natura, direi. La prima è che la parte, diciamo, illecita l'ha commessa chi ha portato via i dati, perché c'era un accordo con Facebook, perché Facebook era a conoscenza del fatto che sarebbero stati utilizzati questi dati, però dovevano essere per la ricerca. Quindi il permesso è stato dato per un accademico che poi ha dato o venduto, non è molto chiaro, almeno a me, le informazioni a Cambridge Analytica che poi ne ha messe. Poi, secondo punto, è che a un certo punto Facebook se ne è accorto di questa cosa qua e a quanto pare sembra che abbia chiesto a Cambridge Analytica di eliminare, cioè di distruggere i dati in suo possesso perché erano stati ottenuti in una maniera illecita. E questo è quello che non è stato fatto. Questa è la difesa, diciamo, la linea di difesa di Facebook. Il punto fondamentale però è che il primo pezzo, cioè raccogliere questi dati e darli via, non è illecito e tecnicamente non è neanche illecito usarli per le campagne elettorali. Quello che cambierà, per esempio in Europa, con una nuova normativa, è che ogni utente dovrà essere informato per gli usi. Sì. Andato. Sì. Allora, passiamo allora a Simone Cortesi. Buongiorno, Stefano. Eccoci. Allora, innanzitutto magari ci racconti che cos'è Simi e che cosa fa, così poi si capisce perché ti abbiamo invitato, insomma, perché evidentemente poi su questo tema avete un po' da dire. Sì, beh, ti ringrazio di questo invito. Intanto voglio dire che siamo in piena campagna di crowd per lanciare il nostro prodotto sul mercato, perché è pronto e finalmente siamo pronti per la sua commercializzazione. Se vuoi mi inserisco un po' sul discorso che faceva Mariana, che è molto molto interessante. Nessuno ha pensato a un modello alternativo della pubblicità digitale,
pubblicità digitale, come tutti sappiamo, ha sopravanzato l'anno scorso anche quella televisiva ed è diventato il primo canale di investimento per le aziende e per raggiungere le persone. Si prevede che nel 2020, non fra 30 anni, raggiunga la metà del mercato di tutta la pubblicità, per cui è potentissima, efficacissima, e purtroppo quello che è accaduto finora nell'inconsapevolezza generale è che le persone sono state trattate come merce, ha ragione Marianna. I nostri dati vengono venduti all'ingrosso, come se fossimo dei prodotti. Questo ovviamente non reggerà. Non reggerà perché con questo scandalo è nata una sensibilità diversa sul problema, perché finché si trattava di rubare i dati miei e tuoi e vendere la Coca-Cola, fondamentalmente non importava nulla a nessuno. Ma quando tocchi i cavi della politica, di un'influenza anche sulle elezioni, tutti hanno la percezione dell'importanza di questo trattamento di dati non regolamentato. Allora, qual è la risposta? Trovare un nuovo paradigma che permetta di segmentare il mercato, di mirare anche, di targetizzare bene i prodotti, ma dando invece alla persona la centralità dell'azione, quindi che possa sfruttare lui economicamente la sua disponibilità a subire la pubblicità e anche essere ingaggiato da questa pubblicità, perché lui dà un suo assenso a riceverla in quanto viene pagato lui, e anche le case hanno un vantaggio perché disintermediano il sistema attuale, hanno un forte risparmio e una maggiore efficienza. Questo finora non è stato pensato, Sinni è una risposta a questo, perché ha creato un ambiente multimediale, interattivo con la persona, per cui è un video che reagisce a chi lo guarda, a chi è di sesso e di età, ma anche alle sue reazioni, e quindi trasforma una storia lineare, perché la pubblicità si basa su un messaggio, una grande idea, e poi attraverso un filmato lineare o vari media viene mandato alle persone. Ecco, qui invece sono le persone che danno la disponibilità a vedere certe cose e i dati rimangono nel loro possesso, completamente schermati, con una privacy completamente salvaguardata. Questa è la rivoluzione che ha effettuato la tecnologia di Sinni. Allora poi ci spieghi un po' meglio se cosa vuol dire che rimane salvaguardata la privacy, perché evidentemente il primo impatto, il primo pensiero, no, di qualcuno che si vede questa pubblicità che reagisce, no, alle emozioni e magari un po' più di timore, dice, ma questo non solo sa chi sono, quanti anni ho, magari o che cosa mi piace, ma sa anche che cosa sento, e quindi c'è una informazione in più che mi va in giro e quindi... Il problema è quello, non va in giro, rimane nel tuo device, sui nostri server non viene scaricato nulla, tu sei un soggetto anonimo, vediamo solo quello che va verso il tuo device, e quindi è come mettersi su un viadotto dell'autostrada a controllare le marche e i colori delle macchine che passano, cioè vedi cosa veicoli ma non sai dove vanno, e quindi da quello puoi avere delle informazioni analitiche sulla segmentazione del mercato molto dettagliate, però queste rimangono in proprietà dell'utente perché sui nostri server non vengono. Quindi di fatto non sapremo neanche che cosa vendere. Quindi questo è sicuramente una novità. Poi dopo ritorniamo su Sinni e però ci spieghi un po' come è nata, perché peraltro è stata fondata dallo stesso fondatore di DCHL, che non so se vi ricordate, no? Anni fa, insomma, all'inizio del boom di internet, era stata una delle prime, no, società che ha inventato sostanzialmente l'e-commerce in Italia, prima ancora di Amazon, peraltro. Ma c'è una storia alle spalle. Allora, torniamo invece da Marianna. Se appunto adesso sul discorso commercio di dati, evidentemente ci saranno, insomma, delle nuove norme che vedremo, perché per forza, insomma, arriveranno norme, regolamenti e quant'altro, invece il discorso degli hacker è un po' più complesso. Tanto che anche tu stessa qualche tempo fa, insomma, quando chiacchieravamo di questo tema, mi dicevi, ma ovviamente tutto il discorso, no, dei dazi, di Trump sulla Cina è nato da quello, perché la stessa entità del dazio sostanzialmente è quella che
Stati Uniti ha stimato essere stato il valore del furto, no, di segreti aziendali da parte di hacker cinesi. Insomma, ecco, quindi questo mondo qua, come lo vedi e come si può in qualche modo limitare, contingentare, oppure comunque una guerra persa? Non possiamo difenderci del tutto, cioè non sarò molto su questo punto, però questo vale in generale, cioè anche quando qualcuno mi viene a chiedere ma c'è un modo assoluto di mettere in sicurezza la mia casa, la mia banca? No, la risposta è no. L'esempio che faccio sempre è quello di pensare alla sicurezza come una cipolla, è a più strati. E quindi il numero di strati che noi mettiamo sono quelli che noi siamo disposti a tollerare, perché chiaramente per ogni strato di sicurezza in più c'è un'agevolazione in meno. Quello che voglio dire è che noi, per esempio, in casa nostra possiamo mettere una serratura in più, un sistema d'allarme, ma non è che abbiamo tre porte, un cancello blindato, eccetera, perché tra il costo e la noia di dover entrare e uscire passando da questo sistema, chiaramente va oltre quello che è il nostro appetito di rischio. Chiaramente renderebbe la casa più sicura, però su questo non ci sarebbe dubbio. Quindi è sempre una questione di bilanciamento, questo è il primo punto. Quindi possiamo aumentare la difficoltà di accesso. La seconda cosa che possiamo fare è ridurre l'impatto. Per esempio, se noi teniamo banalmente tutti i nostri dati su un singolo server, nel momento in cui questo venisse compromesso, tutti i dati potenzialmente sono compromessi. Se invece i sistemi sono segregati, allora uno dovrebbe fare 3 attacchi diversi, 4 attacchi diversi per avere accesso a tipologie di dati diversi. Quindi la segregazione dei dati è... Terzo punto è la resilienza del nostro sistema, non solo all'attacco, ma quanto velocemente ci accorgiamo. Questo è un punto che viene abbastanza sottovalutato, tanto è vero che sulla GDPR, che è chiaramente la norma che sta per entrare in vigore, sulla privacy, c'è una richiesta di notificare il garante credo entro 72 ore dal momento di un'intrusione elettronica. La realtà è che le stime sono che la media di giacenza, prima che un'azienda se ne accorga, sono di quasi 260 giorni, a parte gli attacchi di ransomware, che sono quelli qui, si palesano, okay, però quelli che entrano nascosti, osservano, il tempo medio degli attacchi sofisticati è altissimo, quindi sì, 72 ore dopo i 265 giorni. Okay. Questa è una cosa da tenere presente. Però l'ultimo punto, che è una nota positiva, è che gli attacchi, con l'eccezione di attacchi di altissima sofisticazione, cioè che sono diversi, la maggior parte degli attacchi che le aziende subiscono non sono un breaking dei sistemi occulto che nessuno riesce a vedere, ma sono il frutto della collaborazione di un interno, che può essere colposa o dolosa. E quindi qua ci entrano due parametri: uno, istruire il personale, e due, avere dei dipendenti felici. Perché la parte dolosa tende a cadere quando la gente non ha motivo di avercela con l'azienda, tipicamente nella nostra esperienza. Invece la parte colposa, evidentemente, è se sanno che cliccando un link di una mail che gli arriva e che dice che hai vinto la lotteria, clicca qua, possono creare un problema all'azienda. Questo è un esempio molto banale, però ancora oggi esistono mail di questo tipo e la gente clicca ancora dopo 20 anni. Ecco. Ma questo tema però evidentemente appunto non vale soltanto per il discorso di sicurezza informatica, ma in generale, il discorso del dipendente felice. Facciamo una piccola divagazione, no? Quindi il tema della frode aziendale, che comunque c'è, di cui si vuole sempre parlare poco perché alla gente non fa piacere sentire che ci sono delle frodi. Ecco, ma nella tua esperienza, appunto, il personale è interno è forse sempre il canale principale. Sì. Sì,
sia nella fase, nella parte elettronica che in quella fisica. La cosa che colpisce di più è che nella fase elettronica il 75% dei casi ancora. E sicuramente quando vediamo le cose, quando ci sono momenti di cambiamento nell'impresa, allora c'è un momento di una fusione, di una vendita, di un cambio del management. In quel momento c'è un picco dell'attività, perché c'è meno attenzione da un lato, ma anche il cambiamento provoca reazione e difficoltà. Quindi questa è un'area in cui è molto tipica. La seconda cosa è appunto quando qualcuno per qualche motivo c'è rimasto male, qualcuno che è frustrato perché non è stato promosso, perché gli è stato promesso qualcosa che non ha avuto, eccetera. Quindi nella media diciamo che tende a esserci un motivo prima che qualcuno faccia un'azione. Ovviamente ci sono anche i casi di truffatori seriali che si intrufolano nelle aziende, ma sono veramente rari. E la maggior parte dei casi sono legati a insoddisfazione. Grazie. Torniamo invece a Simi. Ecco, magari ci fai una piccola storia, perché tra l'altro stavi dicendo che siete adesso in raccolta in crowd, cioè una raccolta in equity crowdfunding, adesso non è la prima che fate, ne avete già fatte un po', oltre ad aver raccolto in realtà denaro anche offline, sicuramente molto più di quanto avete raccolto online, e avete una compagine aziendale bella ricca. Abbastanza, sì, è una responsabilità importante quella di portare avanti questo progetto che riguarda 30 ingegneri che lavorano da 5 anni circa su questo obiettivo. La soddisfazione è che ora questo problema è venuto fuori in maniera preponderante con una sua sensibilità generale, mentre quando ne parlavamo 2 o 3 anni fa sembrava di parlare il sanscrito, dicendo che questo modello di business doveva essere superato. Il progetto parte da Stefano Bargagni, che come detto ben prima ha già dei precedenti illustri, è stato uno dei promoter dell'e-commerce, anzi un primo esempio mondiale, partito un anno prima di Amazon con CHL, che è stato un caso di grande successo in soli 5 anni, arrivare alla quotazione all'epoca al nuovo mercato nel 2000 con oltre 200 miliardi di fatturato partendo da zero. All'epoca sembrava impossibile riuscire a vendere sul web dei prodotti e delle merci, sembra un'epoca geologica fa, ma sono soltanto 20 anni fa. Dopo di questo si è dedicato a tecnologia dei browser, ha lavorato molto su questo mettendo un gruppo su di assoluto livello mondiale, perché un conto è lavorare con intelligenza artificiale su supercomputer, un conto è lavorare su una CPU di un telefonino banalmente, e riuscire a creare un sistema multimediale, cioè un video adattivo in real time alla persona che lo guarda e ha le sue emozioni, rilevando anche queste emozioni, è un risultato straordinario, coperto da un brevetto mondiale, chiesto negli Stati Uniti con estensione mondiale, già rilasciato. Poi abbiamo altri 2 brevetti, quello sulla privacy, giusto appunto, perché il nostro sistema non tratta i dati degli utenti, ma arriva a una profilatura con la lettura delle emozioni associata anche agli usi e costumi della persona sul suo comportamento digitale, molto sofisticato, ma che rimane di proprietà della persona, schermato sul suo device e nella sua disponibilità economica, oltretutto. Quindi si va verso un cambiamento di un modello di business. Tu prima parlavi di modelli di business e perdite di valori aziendali. Se pensi alla seconda per capitalizzazione mondiale, alla 6ª azienda al mondo, attualmente hanno tutto il loro modello di business basato su questo, sulla vendita all'ingrosso di dati dei propri utenti senza chiedere il permesso. Dobbiamo chiederci quanto questo sarà l'impatto delle nuove normative sulla privacy, tant'è che in America Trump l'ha bandita qualche mese fa, la nuova normativa, che è molto simile a quella europea che sta entrando in vigore ora. Si stima che il 75% circa dei dati attualmente oggetto di commercio spariranno dalla disponibilità di questi signori. Quindi capisci bene quale può essere l'impatto travolgente anche di perdita di valore, di cambio, di paradigma, di business model su questi sistemi.
Simmi è l'unico caso che io conosca che invece ha studiato un sistema alternativo che addirittura posiziona la persona al centro di tutto, gli rende la centralità della scelta e della consapevolezza e anche un business model in cui, proteggendo i suoi dati e rendendoli disponibili, li monetizza lui. Quindi idealmente sarebbe il mondo perfetto, detta così, però in effetti corrisponde abbastanza alla realtà. Per questo siamo molto fiduciosi che i prodotti... Perché il sistema si compone di due step. Il primo è un video adattivo che è già disponibile, che si chiama Morphcast, e che cambia, non è un video lineare in cui una storia viene raccontata, ma dà una grande possibilità al creativo di creare tante alternative a questa storia e si sviluppa in maniera diversa che la guardo io o che la guardi tu, perché io sono un uomo di una 55 di anni più o meno, tu sei una donna più giovane, già c'è una bella differenza. Poi, in base a come reagiamo durante la visione, lui può cambiare la storia, perché se io sorrido o mi piace, eccetera, sarà un certo tipo di esito, altrimenti un altro. Tutto questo aumenta moltissimo il coinvolgimento, perché capita di vedere che uno se la guarda 17 volte per vedere tutte le sfumature, anche di come va a finire, se invece di reagire così, reagisce così. Questo è un primo risultato. La seconda è la Signature, che è un altro nostro brevetto, che è in pratica l'insieme dei tuoi dati personali e il tuo comportamento digitale, che viene sistematicamente registrato sul tuo telefonino, su un sistema HTML5, e che non è accessibile a nessuno, né a noi, che non sappiamo chi tu sia, né neanche con cookies o con meccanismi di valutazione di quello che stai facendo. Quindi tutti questi dati che stiamo studiando l'implementazione su una blockchain, a questo punto permetterebbero alla persona di disporne personalmente, quindi di aprire o non aprire alla pubblicità e anche decidere ad aprire a quali pubblicità partecipare. Questo è un vantaggio enorme sia per le aziende, che hanno il grande problema di dover mirare un messaggio e trasmetterlo a quelle persone che hanno quel tipo di bisogno, in cui il loro prodotto può dare una risposta a quel tipo di bisogno, perché in questo caso sarebbe l'utente ad aprirsi dove gli interessa a lui andare a vedere la pubblicità. Attualmente uno dei grandi problemi del digitale è che tutti cercano di skippare la pubblicità perché è una cosa che subisci e quindi cerchi di evitare, di non guardare, addirittura levi il volume quando non riesci a evitarlo. Un domani il contrario avverrà, perché sei tu che vai a cercare perché sei in quel momento della tua vita interessato a una certa cosa, quel tipo di pubblicità, e sei disposto a pagare, anzi ti pagano per vederla, perché hanno un'efficacia molto maggiore. L'idea di business è di fare a metà del risparmio di efficienza che c'è fra le aziende e l'utente. E questo apre direttamente all'utente la possibilità di monetizzare il suo comportamento digitale. Ma crediamo che sia una bella rivoluzione, no? Però me la spieghi meglio, perché tu e poi c'è il discorso appunto di blockchain, e quindi come tu puoi inserire questa blockchain i tuoi dati per monetizzare. Quindi poi magari ci ritorniamo. Perché appunto è affascinante, però appunto da non avere i lavori, non so, magari ci fai un esempio. Allora, mi capisci ad esempio, ritorno a Marianna, che più volte mi parlava di quanto l'Italia sia diversa da paesi come gli Stati Uniti dal punto di vista dell'intelligence, no? Economica, perché appunto in Italia non esiste una vera e propria intelligence economica e quindi diciamo che la collaborazione tra governo e intelligence privata appunto è lasciata proprio così all'iniziativa un po', no? dei singoli. Ecco, invece in altri paesi come funzionano le cose? Ok, allora stiamo parlando di cyber security, chiaramente, certo. Allora, premetto che non sono un esperto di servizi, per cui dirò alcune cose che so in via generale sulla base della mia esperienza, di ciò che ho letto, ok? A differenza di altre cose che ho detto, non sono strettamente legate alla mia attività professionale.
faccio questa premessa nel caso dovessi sbagliare qualcosa, ecco. Allora, cosa vedo? In generale, quello che succede in questo campo è che l'avanzamento tecnologico è tale e le minacce potenziali sono tali che anche in Italia c'è sempre stata una collaborazione, cioè i servizi sono stati molto attenti alle attività di bravi hacker, di innovazione tecnologica che potessero essere di interesse. Anche perché molte aziende italiane, per esempio, vendono anche, perché abbiamo alcuni molto brillanti, alcuni prodotti e servizi molto brillanti, e vendono anche all'FBI, eccetera. E quindi è chiaro che se si viene a conoscenza di una cosa di questo genere, non è che il governo italiano non ne prende nota. La cosa particolare che sta succedendo in questo momento, in realtà, è che mentre finora, se vogliamo, abbiamo visto c'è un'aspirazione molto spesso da parte del settore privato di avere contratti dallo Stato anche in quest'ambito che tende a essere tipicamente molto più chiuso e retaggio del governo. Qui abbiamo un problema diverso, cioè che le persone che combattono il crimine informatico a livello altissimo, perché quello statale tende a essere in realtà un po' più sofisticato, sono diventate amatissime dalle aziende e sono costantemente rubate. Sono state fatte delle segnalazioni da l'FBI, l'NSA, il GCHQ in Inghilterra, perché chiaramente il settore privato offre dei salari superiori e hanno uno skill set, cioè talenti e conoscenze particolari che non si trovano ancora nel settore privato. Quindi in questo caso abbiamo un problema all'inverso, in cui il potenziamento del privato avviene tramite lo sfruttamento, se vogliamo, di risorse sviluppate dallo Stato. E il problema è che, siccome proprio il mondo si sta svegliando in questa cosa e non ci sono abbastanza competenze, infatti è molto difficile in questo momento, lo so perché anche provo questo problema, di trovare sufficienti risorse del calibro adatto. E tipicamente l'ho visto anch'io, cioè appena noi troviamo qualcuno che ha dato il suo datore di lavoro, tende a raddoppiare lo stipendio piuttosto che perderlo. Perché sono così bravi? Sì, perché i bravi sono molto pochi. In questo momento si pone questo problema, per cui una situazione abbastanza invertita di quel che abbiamo vissuto in passato. Ma che storia hanno questi bravi? Cioè come mai sono così bravi? Che cosa hanno fatto? Ok, parto dalla premessa che chi è che sa rompere i sistemi? Due categorie di persone, gli hacker, che sono quelli che perpetrano, se vogliamo, il crimine, e i poliziotti che gli vanno contro. In questo caso i poliziotti possono essere anche, chiaramente, anche membri dei servizi segreti se gli hacker sono terroristi, eccetera, quindi si differenziano per scopo, però diciamo che le competenze tecniche sono quelle. E quindi le uniche due categorie che puoi assumere in ambito di difesa dal crimine a livello cyber sono gli hacker e i poliziotti. E molto spesso moltissime aziende hanno il principio di non assumere hacker per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto che possono avere precedenti penali, e quindi rimane solo i poliziotti, sì. I guardi e ladri, no? È un problema di questo genere, o gli uni o gli altri. Grazie. Ecco, allora torniamo invece a Sydney. Ecco, questo tema appunto ancora della persona che può utilizzare i propri dati e non so se già ora o comunque in futuro poi andarli a utilizzare appunto mettendoli in una blockchain. Come può funzionare? Come posso io alla fine poter monetizzare il mio? Cioè, evidentemente mi trovo qualcuno che mi dice che per il fatto che tu stai guardando questa pubblicità e mi stai dando accesso al tuo profilo, io comunque ti pago, ma dove ti pago? Appunto devi dargli un conto, una carta, qualcosa? Beh, sostanzialmente sì, il meccanismo è quello che tu hai descritto. Beh, la blockchain, se vuoi, è un fenomeno di un'importanza straordinaria.
Io non sono un fanatico delle criptocurrency, ma la blockchain effettivamente è un fattore rivoluzionario quasi quanto potrà essere stato internet negli anni 90, perché se pensate al concetto di un sistema che garantisce l'incorrottibilità dei dati, la loro catalogazione e archiviazione è senza che ci sia un controllore o un garante che li garantisca, è assolutamente rivoluzionario e cambierà la vita di tutti noi. Fra un po' ci saranno delle app che permetteranno di fare testamento, fare un contratto fra controparti in maniera assolutamente garantita, incorruttibile e con la garanzia di una pubblicità mondiale. Quindi la blockchain ha un valore pazzesco e impatterà moltissimo sulle nostre vite. L'utilizzo che ne faremo noi sarà quello di custodirci, se vuoi, ovviamente in maniera criptata, quelli che sono i propri comportamenti digitali, i propri dati digitali, e attraverso un semplice meccanismo. Ci sono delle blockchain sempre più evolute, in particolare stiamo guardando con grande attenzione a quello che sta facendo Telegram e l'evoluzione di questa blockchain di quinto livello, perché consentirebbe di fare migliaia di transazioni al secondo invece di una transazione con qualche secondo come avviene oggi quando ci scambiamo dei bitcoin o una qualsiasi altra cryptocurrency. Siccome questi dati sono tuoi e li gestisci sul tuo device, sarai tu che tu stabilirai come commercializzarli, quindi se aprirti al mercato pubblicitario oppure mantenertene fuori semplicemente. E se ti apri, a quali tipi di settore tu sia interessato in quel momento. Oppure aprirli a tutti anche. Però in quel caso sarai tu che riceverai sul tuo wallet dei denari che derivano da questa tua decisione di metterti a disposizione per la pubblicità di certe cose o di tutte le cose. Quindi, nello stesso modo in cui peer-to-peer tu puoi trasferire del denaro a un tuo amico, un domani una casa, non lo so, una casa automobilistica potrà pagarti perché tu veda la pubblicità della Yaris piuttosto che non della Micra o di qualcos'altro e te acquisire le informazioni necessarie per fare la tua scelta come consumatrice, però consapevole e retribuita. Quindi di fatto hai uno sconto implicito nei beni che compri, così come la casa che pubblicizza ha una maggiore efficacia del suo investimento pubblicitario perché lo paga solo quelli che sono effettivamente interessati a vederlo. Quindi è un salto diverso che non attualmente ci è quasi un po' di difficile comprensione perché siamo abituati in un altro modo, passivamente, però se ci pensiamo bene è grande, è bello, ci piace, ci dà soddisfazione, ci dà consapevolezza, ci dà libertà di scelta. Io credo che sia una cosa molto importante. Ma, quindi in realtà potrebbe essere che sia questa, diciamo, la strada per il modello di business dei social ormai. Cioè, nel senso, se adesso c'è un problema nel raccogliere i dati e poi commercializzare questi dati così come sono, evidentemente se devi trovare una soluzione devi dire: beh, io sto raccogliendo i dati perché sono un social network, questi dati li metto su una blockchain e poi dopo tu utente fai quello che ti dici tu, quindi non solo sarà Cindy che fa questo lavoro grazie ai suoi video, però potrebbe essere il tipo di Facebook per dire LinkedIn. Io lo vedo molto nebuloso il futuro di questi social, ti dico la verità, perché secondo me andranno di fronte a problemi molto difficili da risolvere con l'attuale struttura tecnologica che hanno a disposizione. Se le nuove normative sulla privacy entrano in vigore, la modello di business viene a mancare completamente. Quindi, più che i social network, ci sarà una nuova evoluzione di aziende digitali che saranno capaci di interagire in questi contesti nuovi che garantiscano la protezione dei dati dell'utente, che al momento non sono regolamentati. Tutto lì, un domani quando saranno regolamentati verranno a mancare la possibilità di venderli per questi soggetti, quindi dovranno cambiare il modello di business. Ma appunto di questo non ne possono più vendere, a quel punto dovrebbero
cambiare tutta la tecnologia che c'è alla base della raccolta di questi dati e non raccoglierli più loro, ma sicuramente non saranno più la seconda e la sesta azienda per valore al mondo, perché aziende in cui la merce gli viene fornita gratuitamente dalle persone, loro la possono mettere liberamente, è un modello molto intelligente, però insomma fatto può durare. Non credo che possa durare più. Ora la sensibilità ha fatto questo scatto, quando 2 o 3 anni fa parlavo di queste cose, vedevo l'indifferenza generale. Ora invece le persone capiscono che siamo di fronte a un momento disruptive che può cambiare un po' l'approccio verso questo tipo di economia. Non che questa economia scomparirà, ovviamente, perché nessuno si augura che scompaia la vendita dei prodotti, la pubblicità, eccetera. Quello che deve scomparire è questo abuso di posizione che permette di, senza chiedere il permesso né pagarti, di prendere i tuoi dati e darli senza neanche sappia che sia, questo deve sparire. Ecco, e il tema di valutazioni, allora evidentemente state raccogliendo soldi sulla base del progetto che adesso avete e tenendo conto del fatto che appunto, potrebbe essere poi deflagrante questo lo sviluppo. Nella valutazione che voi avete dato adesso come base, no? Quindi premagna evidentemente, questo è già stato considerato e come? Sì, è stato considerato, noi abbiamo una storia abbastanza lineare nei 5 anni, perché ora non siamo più una startup tecnologica, ma siamo diventati una PM innovativa per anzianità. Abbiamo raccolto circa 9 milioni fino ad oggi per finanziare questo progetto, abbiamo 30 persone che lavorano su questo progetto, di cui 4 PhD, 2 o 3 persone sono di livello mondiale, gli altri sono eccellenti ingegneri, proprio perché ha richiesto un grosso impegno progettuale completamente fuori dagli schemi. Adesso si tratta di fare l'ultimo miglio, cioè di come finalmente abbiamo la tecnologia, abbiamo il prodotto, si tratta di venderlo, abbiamo già avviato una serie di azioni commerciali importanti, stipulando una serie di accordi con piattaforme digitali, advertiser, per validare il Morphcast nella forma del Morph Roll, cioè questo video spot interattivo. Dopodiché l'ultima fase sarà, e già cominceremo a monetizzare da questi accordi, via via che partono le campagne pubblicitarie che sfruttano questa nostra tecnologia. Un domani cosa rimane da fare? Rimane da implementare il meccanismo della blockchain a protezione dei dati personali, si chiama My Signature, ed è la tua firma, perché il sistema legge non solo le tue espressioni, l'età, il sesso, ma anche i tuoi spostamenti della testa, l'angolazione della testa sui tre assi, e quindi è come, siccome c'è un sistema di intelligenza artificiale che collega le tue emozioni, che il sistema legge, a quello che vedi, e quindi via via si arricchisce sempre di più sull'esperienza di quello che ti piace, perché è come un cane che ti guarda sempre, questi canini che abbiamo in casa, che per esempio tutto francese, ormai mi capisce al volo quando voglio fare una certa cosa o un'altra, perché ho imparato. È una cognizione limitata, qui si tratta di sistemi di intelligenza artificiale che riescono a riconoscere fino a 1000 oggetti nelle immagini che vedi e a interfacciarli tante volte al secondo con le tue emozioni. Quindi si arricchisce sempre di più, ma tutto questo è preservato sui tuoi device senza che nessuno ci possa accedere, e un domani ti permetterà, quando l'avremo implementato col sistema della blockchain evoluta, di monetizzarli e di aprirti a tua scelta, quindi di darti la determinazione e il libero arbitrio sul tuo comportamento digitale. Sì, sì, questo è chiaro, però poi in termini di, appunto, di valutazione, come si fa? Cioè, che cosa, su che base? Cioè, Ah, giusto, abbiamo, via via che la tecnologia si sviluppava, abbiamo avuto un valore crescente come startup. Quindi questo aumento di capitale è a una frazione leggermente superiore rispetto all'ultimo dell'anno scorso, e abbiamo tenuto conto del valore molto importante che questa tecnologia può avere. Quindi ipotizzate, cioè, su questo tipo di business, ipotizzate un numero di utenti che andrà a vedere questi
dubbio crescente. Sì, senz'altro milioni, milioni, e quindi un domani il valore a cui aspiriamo potenzialmente di raggiungere, non è detto che ci riusciamo, però siamo molto ottimisti su questo, è molto molto elevato. Molto molto elevato, perché se tu pensi che è un paradigma, cioè in questo cambio di paradigma chi andremo a sostituire attualmente, che valori hanno attualmente queste società, anche a prenderle per frazioni, ci sarebbe da essere molto felici, insomma. Però non ti scomponi, insomma, sui numeri, cioè, effettivamente, non mi dici. Non vuoi sapere i valori a cui siamo in emissione? Siamo a 7,5 euro per azione. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire 100 milioni di oltre 100 milioni di valori. È un progetto che ha investito 9 milioni per 5 anni, occupando tutte queste persone, e ha raggiunto uno standard tecnologico unico al mondo. Quindi pensiamo che sia un valore molto basso a cui cedere parte del capitale per chi è già socio, però assolutamente necessario, perché ci manca l'ultimo miglio, come si diceva prima, per arrivare al successo e al fatturato, che è cosa che si avvierà quest'anno. Ok, tornavo a Marianna, ecco, ma adesso, dopo tutto questo, che tutto quello che abbiamo visto, quindi prima gli hacker, Facebook e quant'altro, è aumentata la sensibilità delle aziende italiane a questo tipo di problemi, o comunque mettono, cioè si rivolgono solo dopo che li hanno a te? Diciamo che sicuramente se l'anno scorso io continuavo a dire che nonostante si parlasse tanto del tema, noi di telefonate non ne ricevevamo, quest'anno il telefono suona in continuazione. Quindi c'è molta più attenzione sull'impatto, anche perché dal mese prossimo sicuramente ci saranno anche effetti, cioè il punto fondamentale, la differenza chiave tra il 25 maggio, cioè prima e dopo il 25 maggio, è che l'utente colpito, che può essere il dipendente, il cliente, eccetera, che comunque la persona a cui i dati sono stati violati in qualche modo, può chiedere danni. E non solo, ma il regolatore, quindi il garante, può dare multe molto significative, fino al 4% del fatturato mondiale di un'azienda. Quindi non è solo risarcire gli utenti, ma se scatta poi un'indagine per capire che cosa è successo e come, eccetera, e l'azienda non è a norma, il rischio è abbastanza grande. Quindi a un certo punto le aziende si stanno attivando. C'è un'idea che in un primo momento si concentreranno sui colossi che si occupano di informazione in un modo o nell'altro, in via principale. Però secondo me, ecco, una cosa che vorrei segnalare è che recentemente un'azienda nota è stata colpita in un normale furto. La prima cosa che è successa è che i miei dipendenti, quindi non i miei clienti, non i miei, hanno detto: ma i nostri dati? Quindi se noi pensiamo che possiamo tutelarci dal mondo esterno, mentendo, eccetera, eccetera, in realtà chi lavora dentro l'azienda gode di esattamente gli stessi diritti dei nostri clienti, dei nostri partner commerciali, dei nostri distributori, eccetera, fornitori. Quindi non si scappa, cioè l'attenzione sarà, anche perché c'è un incentivo, perché comunque c'è un risarcimento potenziale, no? Quindi c'è anche un incentivo significativo, e io all'aspetto dipendenti obiettivamente non avevo pensato. Quindi adesso vedremo come si svilupperanno le cose. Di lavori preventivi, se non per attori molto importanti, istituzionali, oppure le banche e le telecomunicazioni che hanno avuto obblighi anche normativi già da parecchio, in realtà non ho visto. La media impresa in Italia ancora non è che abbia chiamato dei tecnici a rivedere i propri sistemi, questo io sono abbastanza convinta che non sia il caso, però la sensibilità sicuramente si sta generando, questo sì. Quindi insomma non hanno fatto le telefonate, ma perché non ci hanno ancora pensato, però teoricamente dovrebbero pensarci, non è che cambi l'approccio a seconda della dimensione dell'azienda, il rischio è uguale. Proprio oggi c'è un articolo su questo, che la dimensione dell'azienda non incide.
la legge non ne tiene conto. Bene, non so se c'è qualche domanda del pubblico. Ultima cosa a proposito della sicurezza dei dati, perché poi la cosa personalmente mi preoccupa parecchio un po' anche per le problematiche che ci sono, soprattutto sulla piccola impresa, che dal mio punto di vista sono simili a quelle, anzi uguali assolutamente a quelle che ci sono sulle grandi imprese. Dico, alla fine, prendiamo il caso di Facebook, comunque ha un software, c'è un codice, un database, no? E a me risulta, e su questo ho appunto un commento, che senza pensare a hacker particolarmente sofisticati, se qualcuno ha accesso a quel codice, a quel database, di fatto si può mandare pezzi di codice o pezzi di database con un'email, no? Quindi di fatto penso al mondo Facebook, no? Ci saranno centinaia, migliaia di persone che comunque hanno quel tipo di accesso, perché altrimenti no, la macchina non funziona. La domanda è se a posteriori è possibile tracciare o identificare chi eventualmente ha fatto un'operazione di questo genere. Cioè, se io posso accedere a un database e mandarmi del codice, rubare pezzi di dati per qualunque tipo di finalità, la domanda è se poi qualcuno a posteriori, avendo capito che c'è stata una sottrazione, può capire che sono stato io quel soggetto che ha fatto quel tipo di furto. Perché se così non è, diventa ancora più problematico capire come difendersi rispetto a certe persone. È un'altra domanda, ed è una domanda su cui cascano molto. In realtà, potenzialmente sì, salvo casi particolarmente sofisticati, ma in generale quello che succede è che le aziende non hanno sempre attivato filtri o ha preso accordi con i loro provider tali da avere i log necessari per risalire poi a chi ha fatto le cose. Per cui, per esempio, moltissime aziende permettono ai loro dipendenti di accedere alle mail private, anche tramite internet, eccetera, quindi fare un cosiddetto upload di dati, e quello diventa estremamente difficile in determinate circostanze, anche perché poi uno non può accedere, mentre con determinate cautele e determinate premesse può accedere alla posta aziendale. La vostra privata non si può, quindi se uno, per esempio, questo è un esempio banale, però se uno non blocca l'accesso tramite diciamo gli strumenti aziendali, delle mail personali, questo diventa un problema. Il secondo problema chiaramente è che ci sono in continuazione adesso device sempre più potenti che sono tascabili, eccetera, quindi tantissime cose che prima richiedevano una certa sofisticazione, adesso uno può anche tranquillamente, caso eccessivo, però fare una foto con l'iPad dello schermo del computer, quindi non ha bisogno più di necessariamente inviarsi le informazioni. Quindi ci sono cose, sì, non è un discorso molto semplice, tipicamente torno al discorso della cipolla, si tratta di capire che tipo di dati si hanno, qual è la probabilità, quanto possono essere appetibili e quindi poi imporre delle strutture, delle misure di sicurezza adeguate a quello che è il rischio. Perché ripeto, cioè se uno sta creando la bomba atomica del futuro a un livello di diverso che non l'edicolante, che comunque ha dati perché magari ha su un computer il giro tutti i suoi clienti a cui manda i giornali tutte le mattine, sono sempre dati e vanno sempre protetti, però la probabilità che subisca un attaccheraggio, diciamo, sofisticato cinese è molto più basso, ecco. E quindi anche le misure che deve prendere sono diverse. Sulla base della vostra esperienza, quali sono i paesi o i contesti, i settori più sensibili che sono più avanti nella protezione dei dati, nella gestione dei dati? Sembra di capire che, diciamo, lato domanda siamo un pochino in ritardo, cioè ci si è posti problema, ma lato offerta o contesti che sono più avanti, come siamo messi? È una domanda abbastanza difficile perché, come dicevo prima, è un po' una professionalità che si sta sviluppando adesso. Chiaramente l'Inghilterra e l'America sono da anni che hanno dei sistemi abbastanza sofisticati. Dipende anche chiaramente dal livello di avanzamento tecnologico, anche a livello di utilizzo di internet della media della popolazione. Quindi, l'Italia su questo punto è ancora abbastanza indietro rispetto alle medie europee. Siamo sempre un po' dietro, c'è stata sempre una certa diffidenza
per esempio anche nell'utilizzo di home banking. In altri paesi ormai, non so, le filiali bancarie sono praticamente sparite, qua invece ci sono ancora dappertutto. È abbastanza. Quindi, diciamo che dal lato, da questo punto di vista, la preparazione potenziale in termini di quanta competenza c'è in giro sul mercato, direi decisamente, non siamo in paesi anglosassoni, però tornando invece al discorso tecnologico, l'Italia per esempio ha delle grandissime eccellenze e abbiamo anche super tecnici che lavorano per l'FBI, eccetera. Quindi noi, come sempre, l'Italia ha dei piccoli aree di eccellenza che sono insuperabili e che sono utilizzate in tutto il mondo. Quindi noi siamo un po' la grande Italia, sì. Italiani in Italia sono? Sì, sono italiani in Italia, che anzi sorprendentemente forse hanno scelto di rimanere, perché secondo me se si fossero quotati sul Nasdaq o se si fossero trasferiti in Silicon Valley sarebbero stati molto più grandi in tempi molto più brevi, eppure scelgono di rimanere qua e di crescere in Europa. Ma sì, la mia domanda era, come faccio io privato a capire se sono tra quegli 87 milioni di utenti Facebook? Perché un'azienda ha dei problemi gravi quando gli rubano i dati, quindi magari se ne accorge, però è altrettanto vero che il mio dato può influenzare le elezioni, quindi è prezioso allo stesso modo. Come faccio io a sapere se me l'hanno rubato o meno? Questa è una domanda interessante, perché ci sono obblighi di notifica e scatteranno anche in Europa, sempre da maggio. La questione è se in un caso di queste dimensioni e in un'azienda tipo Facebook in cui non tutti devono, non c'è obbligo di mettere l'indirizzo, non mi è molto chiaro come faranno queste notifiche, probabilmente verranno fatte via email, però tipicamente vengono fatte nella mia esperienza, quindi in Europa ancora questo non sarebbe non succederebbe, ma da maggio dovrebbe scattare anche qua, quindi sono le aziende che devono farlo. Lei da sola non se ne accorgerebbe, questo è il problema. Si è fatto un cenno prima alla tecnologia blockchain. Volevo chiedere quanto è accessibile, cioè economica, ha dei costi significativi e quanto si può utilizzare o per il momento rappresenta un modello su cui lavorare? È un modello su cui lavorare perché appena avremo la validazione del prodotto che già esiste, del Morphcast, la signature la vorremmo sviluppare sulla tecnologia della blockchain. Cioè è già operativa sull'HTML5 del browser che utilizzerai, ma la possibilità di esportarla, conservarla, archiviarla e renderla incorruttibile, tutte le caratteristiche della blockchain, permetteranno poi anche la sua monetizzazione. Finché non esisterà una blockchain, e pare che sia abbastanza imminente l'arrivo, che permetta di fare centinaia di transazioni al secondo, migliaia, milioni, perché questi numeri sono sempre pazzeschi, questo non sarà possibile. Però, siccome questa tecnologia sta evolvendosi rapidamente, a breve lo sarà, e quindi la nostra idea è di implementare questo modello con la gestione dei propri dati personali. E secondo voi chi finanzierà o dovrà finanziare l'infrastruttura blockchain? Beh, nel nostro caso l'equity che raccogliamo ci permette di andare sul mercato ad oggi e di implementarla abbastanza facilmente con la nostra tecnologia. Chi la sta finanziando, lo sviluppo della blockchain più evoluta, da quel che so io, ma non sono un grande tecnico, c'è questo tentativo in atto di Telegram con questi due scienziati russi che stanno sviluppando questa blockchain di quinta generazione, che sarà su tre livelli, molto rapida, molto veloce e molto economica. E quindi il problema della blockchain attualmente è un po' il tempo e il costo dell'energia che consuma, che è abbastanza elevato.
nulla, pochi centesimi se vuoi rispetto a quanto ti costi un'operazione a una filiale bancaria, però, per fare un esempio, però è un limite attuale tecnologicamente ai milioni di utenti, quindi quando questo passaggio avverrà, che pare che sia imminente, sarà possibile per tutti poter sfruttare i propri dati personali e comunque conservarli su quel sistema. Attualmente è su HTML5. Grazie. Bene, allora io direi che abbiamo raggiunto il limite del nostro tempo e quindi grazie di essere stati con noi, grazie anche ai nostri relatori, come sempre troverete il video poi pubblicato su Visa e vediamo la settimana prossima.